Allora si stanno picchiando. Io non so se devo venire da questa parte. Ciao ragazzi. No? Chiuso? Eh? È chiuso? Rispondimi. È chiuso? Allora passerò credo da un'altra parte. Anche perché ho visto che c'erano dei bambini che facevano a botte. Non vi scannate? Oh, ma questo è un flashback. Sconfiggi Deimos, premi quadrato per la lancia. Ok. Ehi. Ma lo sto infilzando, quello è mio fratello. È impazzito Kratos. Guarda il maledetto. Maledetto, mi ha tirato la sabbia. Ah, è così che fai, eh? Bravo. Bravo. Maledetto. Cioè, in amore e in guerra tutto è concesso, per carità. Imparato dal migliore, bravo. Cosa no? No, cosa? Non rompe le balle. Occhio alla sabbia! Ma che faccio a sconfiggerlo? Cosa vuol dire? Ah, ah, ah. Tranne quando muore. No, non credo sia possibile. Che voce che avevamo comunque da piccoli? Lui ha una voce che non mi sembra molto da guerriero. Kratos sì. Vedo le frecce infuocate che arrivavano. Dopo la grande guerra con i titani. L'oracolo aveva profetizzato la dipartita delle divinità olimpiche e la distruzione dell'Olimpo. Vide che non sarebbe accaduto per mano dei titani, che avevano sete di vendetta, ma per mano di un mortale, un guerriero marchiato. Chiunque avesse controllato il guerriero marchiato avrebbe controllato il destino dell'Olimpo. Cioè, il guerriero marchiato è... E Ares. Guerriero marchiato è Deimos, nostro fratello. E quelli sono Ares e Atena. Fuck off. Che lingua parlavano? Cos'era? La... Latino, greco? O altro. La cicatrice che ci abbiamo nell'occhio. Cos'è? No, il destro, mi sa. È la cicatrice al destro. Ce l'ha fatta lui quando ci ha tirato quel cartone in testa. Ok. Bello ritrovare certe cose anche, sì. Ma non ho capito. Cioè, in sostanza, Ares voleva il guerriero. Se era Ares, penso che fosse Ares. Comunque, uno era Atene. Atena. Ares voleva il guerriero marchiato, che era nostro fratello. Quindi l'ha preso. E però Atena ci ha detto: non toccare il ragazzo, me. Ero io. Non toccarlo, non so perché. C'era successo qualcosa. Cioè, forse succedeva qualcosa. Però non ci sto capendo niente. Più che altro perché, tipo. Perché erano umani? Cioè, per mano di un mortale e tutto? Cioè, perché fanno queste cose? E più che altro, come sono diventate, diventati, poi in teoria,
dei. Forse uccidendo gli altri dei? Perché comunque Kratos è diventato dio della morte perché ha ucciso Ares, ok? Che era il dio della morte prima. Quindi te uccidendo il dio della morte diventi il dio della morte. Poi magari uccidendo il dio del... no, il dio della... Il dio della guerra, scusate. Ares era il dio della guerra, il dio della morte è Tanato. Però per esempio, uccidendo Tanato noi diventiamo dio della morte. Però io stavo chiedendo, se io dio della guerra uccido Tanato, dio della morte, che cacchio divento? Dio della guerra e della morte? Cioè posso avere il doppio titolo? Magari succederà? Lo spiegheranno? Boh, si vedrà forse. Più che altro per l'appunto bisogna capire come. Cosa sta succedendo? Sento casino. Forse ha aperto la porta. Più che altro sto cercando di capire. Probabilmente sì. Ares. Però c'era anche Atena. Vabbè. Ares e Atena che siano. Va bene. Ciao. Ares ha ucciso quello che era prima il dio della guerra. Però io, boh, non conosco. Cioè non conosco proprio altri dei della guerra. Cioè da quello che ho letto mi sa che ce n'era tipo uno. Penso ce ne fosse uno per tipo, no? C'è il dio della guerra, c'è quell'altro, quell'altro e quell'altro. Non è che c'è il dio della guerra successivamente, c'è stato un altro dio della guerra e roba del genere. Vabbè, è inutile che mi dà la vita qua, non mi serve. Cioè, mi hanno dato due barili, due bauli di vita, ma non ne ho usato mezzo. Non ho usato ancora la vita. A meno che... Ah no, l'ho usata la vita. Vabbè. Penso che ripperemo. Se mi danno qualcuno di forte. Ciao. Questi sono i bambini di Scilla ancora. Pop. E mi danno un cacchio di vita ovviamente. Oh. Mancavi tu, mancavi. Guardalo, guardalo, guardalo. Oh, è fatto benissimo comunque. Cioè, per carità, forse è un po' stupidino però. Cioè, è partito, ha fatto un'animazione bellissima. Bene, mi è piaciuto. Guarda, 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 c'è proprio che si gira e colpisce. Non vedo l'ora tipo di provare, magari... non lo so, God of War 3 magari. O vabbè, il 4. Il 4 assolutamente. Il 4 sono già sicuro che ci sia. Però giusto anche per vedere i nemici, le animazioni, perché penso che siano fatte veramente bene. E se già qua erano messi bene così. Allora lui era col cerchio. E sbam! Dritto nella gola. Non capisco se poi gli mozza la capoccia o no. Che si fa? Ah, mi apre. Adesso te l'accetto un po' di vita, grazie. Se non ho preso molti danni. Ancora lui. Ma che fa? Oh, un leone. Leone del Pireo. Che fa? Piano. Quanto è grosso? Oh! Piano, Acucia. Acucia, Fuffi. Ah, lui forse era un servo di Ares. O, no, come si chiamano? Cioè, uno di quelli che lo dava Ares. Abbasso l'impostore, vedi? Perché ovviamente loro sanno che io sono il dio della guerra. Ok, quindi ce l'ha con me per questo. Ecco perché. Che cacchio di freccia c'ha addosso questo poverino?
Ma che ha fatto la corrida? Mico. Mi dispiace, io non c'entro niente, giuro. Va bene. È morto Ares, imbecille. Stai zitto. Appena passo lo demolisco quel robo. Lo distruggo. Dammi giusto il tempo. Arrivo a prenderti. Piano. Se mi dessero un po' di... Finito tutto. Cos'era, era stanco? Oh! Si capisce un cacchio. Morto. Oh sì che ti prendo. Allora? Davvero ti ha aperto. Stai indietro. Ti stai guardando, eh? La morte in faccia? Hai visto un fantasma? Pezzente! Beh, guarda il lato positivo, sei uscito! Perché è che sto camminando io? Proprio arrabbiatissimo. Che ti ridi te? Perché tifi? È ancora chiuso? Oh, piccolo! Ma te ne ho chiuso fuori! Allora? Hai detto qualcosa? Come? Come? Completamente arato! Aspetta, posso andare? No. Sentili, sentili, sentili. Allora, non posso usare neanche le armi. Hai detto qualcosa, hai detto? Amico mio. Oh. Facciamo una piccola incisione qua. Ok? E togliamo l'appendice. Ecco qua, esportata. Ares, chi era costui? Abbiamo esportato, abbiamo fatto un... C'era un caso di appendicite, no? Adesso lo porto un attimo di là che lo stendo sul letto, che poverino. C'è bisogno di riposo. Tanto riposo, ragazzi. Devo lasciarlo qua. Quasi. C'eri quasi, Kratos. È un po' più in qua. Bene. Ma no, è che mi pareva di sentire una voce strana, no? Ho detto, boh, magari. Poverino, sta soffrendo. Appendicite, ragazzi, fa pericoloso. Quando sentite i dolori, quelli lì, va asportata e niente. Quindi, tra l'altro, mi sa che ce l'ho ancora. Cioè, non so se non so se può succedere ancora, o se è tipo una roba che ti succede da piccolo, o può succederti anche dopo, boh. Però, da quello che so, non mi è successo. E per l'appunto non so se magari in futuro mi può succedere. Cioè è una roba che tipo può venire sempre. Preferisco di no, ovviamente, perché sai. Cioè, se posso stare bene, perché no? Poi ovviamente se è una cosa che deve venire per forza una volta nella vita, cosa che non credo. Francisca. Posso così? Dove cacchio stiamo andando adesso? Monti della Laconia si chiama? Monti della Laconia, ma noi... Aspetta, adesso che ci penso, noi l'abbiamo trovato. Cioè, noi siamo arrivati a Sparta. Dove cacchio sta nostro fratello? Forse dovevamo arrivare a Sparta per sapere di nostro fratello. Cosa fate, ragazzi? Balletto? Guardate come sono anche i mezzi sincronizzati. Che carini. Era un bel balletto.
Se non che tipo dovevate morire perché sennò morivo io. Però sarebbe stato un bel trio da fare. Quanto abbiamo? 5.700. 5.700, mi servono 12.000. Buongiorno, grazie, arrivederci. 6.800 per la tira. Ma non l'abbiamo potenziata. Cacchio, 6.800. No, la piega di terra la voglio. Perché non l'ho potenziata? Ma poi la piega di terra che ho detto, cacchio, da subito. È buono. Potrei andare così, vero? Ovviamente. E adesso chi è che ci rompe le valle, più che altro? Tanto ci sarà qualcun altro che rompe, no? Abbiamo ucciso la tizia, abbiamo ucciso il leone, che non c'entrava niente. Un attimo di pro gaming. Ciao ragazzi. Ah, le capre. Oh mio Dio, che ricordi. Oh, maledetta. Scavati. Le capre. Le capre maledette! Che fastidio anche loro! Che mi ricordo che tipo ce n'era una. Era, mi sa, in Cenof Olympus. Ce n'era una che rompeva, che tipo mi aveva chiuso, mi lanciava le bombe, l'ho fatta saltare in aria. Guardale, guardale, guardale! Addirittura le combo fanno. Ma fammi prendere un attimo questa signora. Ecco qua. Ha sbagliato! Vieni qua. Ok. Se avessi un po' di vita, magari non è che mi darebbe fastidio. Un pochino, un po' di vita. No, di vita. Cos'è che volevo dire? Ah sì, da ricevere dai nemici. No, perché vedo che mi danno sempre magia e robe varie, ma. Ho iniziato a usare sto roba, raga. Non vi preoccupate, sto bene. Guarda, guardalo. Spam! Cacchio di combo che fanno anche loro. Dai, via, aria. Venga anche lei, signora. Ok. Devo ammettere che comunque sono utili queste magie. Posso dargli un'altra possibilità? Sono veramente utili. Soprattutto, più che altro perché ti stunnano il nemico, te lo fanno tentennare e serve abbastanza. Quando sono in troppi, poi che colpisce d'aria. A 6.800. Giù le mani, amico. Giù. Giù le mani. Dai. Guardali. Che fanno? Ma si lanciano proprio sopra di me. Aria. Via. Un po' come quando vai a pulire i vetri, no? Che ci. Per arrivare nei punti lontani. Aspetta. Cosa volevate fare? Volevate nascondermi la roba? Era da un po' che non trovo robe. Ne trovate poche questa volta, strano. Ah no. E niente. Sì, muoiono ovunque. Cioè, basta che riesci a tirarli un attimo e muoiono. Anche se tipo li butti per terra. Abbiamo trovato pochi potenziamenti. Dove va? Impazzito? Vola. Non so se là sotto c'era qualcosa, mi preoccupa. Devo andare a vedere. Tant'è che era 6.000 e. 6.000 e? Non mi ricordo più. 7.000, ok, adesso possiamo, sicuro. Fammi mettere la piaga, va là. Che questa adesso, velocità di rigenerazione aumentata. Esplosioni causano danni maggiori, danno del fuoco esteso. Va là che adesso questa fa danni. Allora, qua sopra che ci sono i tizi. Sì. Ciao ragazzi.
Penso che loro qua andassero uccisi prima perché... Perché rompo le balle. Piano. Adesso fa un bel po' di danni. Ammetto. Adesso mi piace. Adesso è diventata quasi gustosa. Come arma da usare. Chissà per l'appunto se ci saranno altre armi, perché... Tipo usare lo spadone. Ok. Eh sì, mi davano fastidio qua probabilmente. Usare lo spadone nell'uno non è che mi dispiaceva molto. Cioè, ci fa un sacco di danni. Ok. C'è qualcuno qui? Un po' di vita. No. Si sa mai. Quello magari serve sempre. Allora, questo? No. Lo saliamo. Boop. Dove cacchio stiamo andando? Tempio di Ares. Come Tempio di Ares? Ma scusa, Tempio di Ares vuol dire che è finita? Ma a parte che Ares è morto. Va benissimo. Quello è Ares. Sì, vabbè, ma ragazzi, ma siete stupidi, eh. Lasciatevelo dire, siete degli imbecilli. Mi dica. Che vuol dire? Ho qualcosa per lei, devo tornare indietro. Cosa cacchio? E poi? Non è che devo tornare da lui? Non so se devo tornare dal tizio. Più che altro non so neanche come tornare dal tizio. Scusa, fammi vedere un attimo. No, più che altro il fatto è... Siete dei deficienti. Spingi, dovete spingere la giri sotto, non verso di voi. Sennò, cacchio, crepate. Imbecilli. Dove è andato quell'altro? No, perché non posso andarci. Dietro. Quindi, non, cioè, non posso andare giù. Non posso tornare indietro. Non so neanche dove poi. Vuol dire che andremo ad affrontare noi stessi. Ok, noi non ci eravamo stati al tempio di Ares. Nell'uno o nell'altro, vero? Kratos si fermò nel tempio di Ares. Gli ricordava tristemente chi e cosa fosse diventato. Il fantasma di Sparta. Il giustiziere di dei. E ora colui che un tempo aveva disprezzato. Il dio della guerra. Vabbè, ma lo sei tu. Cioè, magari Kratos non è che disprezzava il dio della guerra, disprezzava Ares. Ares veniva spesso invocato dagli spartani prima della battaglia. In suo nome si tenevano sacrifici per sollecitare la sua benedizione. E allo scopo gli spartani destinavano i loro prigionieri. Quando Kratos si insediò come nuovo dio della guerra, la devozione degli spartani si rivolse verso colui che un tempo era loro pari, eccettuati i pochi fedeli di Ares. Ok, che senso? In che senso colui che era suo pari? Adesso sono loro pari. No? Cioè adesso sono un mortale. Forse perché per l'appunto prima Ares era un mortale? Non lo so. Cioè, io non ho la stazza di Ares. O più della felice, ma... Ok. Barra 2. Ora ci manca solo la trovare i corni per la barra a 2 dei corni. E poi c'è la 3. Che molto probabilmente la 3 sarà l'ultima a sto punto. Già non mi aspetto la 3.
Cosa sono io da piccolo? Ma che fai, Kratos nano? Mini Kratos, stai fermo, non vedi che è un armadio e c'hai contro? No, ma che fa? Dai buono, ho sbagliato tutte le cose. Usa L per puntare il fantasma contro le diverse parti dello specchio. Sto picchiando me stesso del passato, incredibile. Va bene, vai là per terra. Ah, le vedo che si illuminano un po'. Combatti come una donnicciola. Ma va a cagare, sta zitto. Che ti prendo e ti lancio in giro. Bellissimo. Vieni, vieni, guardalo così proprio. Bam. 4. Attenzione. Attenzione. Guarda, 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 ma cosa vuole fare sto nanetto? Oh! Oh! Kratos, anche te un po' con più calma. Ovviamente era un fantasma, non è un bambino. Poetica del fanciullino. Non è un bambino, ragazzi, assolutamente. È un fantasma, ok? Stiamo parlando di un videogioco, quello è un fantasma. Giusto per mettere un attimo in pari, la situazione. Che qua, se no, casino. Il destino. Un'antica reliquia del regno della morte racchiude al suo interno un potere oscuro. Raga, Kratos sapeva di dover tornare ad Atlantide. Dove possiamo aprire la porta? Solo lì avrebbe trovato l'ingresso per il regno della morte. E il fratello che aveva abbandonato. Ok. Quello è il teschio che era praticamente ci serviva da chiave. Per aprire la porta. Ok. Però aspetta un attimo. Come torno indietro? Mi date un modo un pelino, dico, un po' più rapido. Per tornare indietro. Ce l'abbiamo? No, più che altro perché rifare tutto a piedi. A parte che non posso. Perché era chiuso. Non potevo proprio scendere. O è tornato il tipo. O si è aperto un'altra strada. La capoccia qua. Perché si è aperto un'altra strada? Ma più che altro manca ancora un bel po'. Mi mancano due cose ancora. Sono due abilità. Più. Cosa abbiamo? Allora, vabbè, l'ingranaggio che cosa? Abbiamo la chiave, teschio, il bracciale di Calisto, la civetta di Atena. Mi mancano 4. 4 potenziamenti mi mancano ancora. Oh, ciao. Le sue armi, mio signore. Le ho curate proprio come se fossero mie. Grazie. Armi di Kratos, generale spartano e blasone di Sparta. Che armi c'ho? Abbiamo ottenuto la lancia. Tieni premuto R1, quindi premi quadrato per colpire la lancia. Inclina rapidamente per cambiare bersaglio. Ah, vabbè, ma tipo funziona come il... che si chiama? Quello che avevamo. Il fulmine di Zeus, com'è che era? Piano. Allora, se tengo premuto il tasto, mi rimane fermo il personaggio, mi rimane fermo Kratos e lancia. Se invece mi lascio andare, vado in giro a picchiare con la lancia. Quindi ha un doppio scopo, se si può dire. Ma io come faccio a cambiare arma? Cioè, non è che mi piace molto, nel senso, non è male.
Non è male, però boh. Forse preferivo quell'altra. Preferisco le lame. Va bene. Però mi danno exp. Ok. Non capisco se mi danno exp se li ammazzo o li colpisco comunque con quella. Oh, ok. Col basso cambio arma. Quindi con il basso cambio arma. Con destra e sinistra uso quei potenziamenti. Probabilmente mi daranno un ennesimo potenziamento da usare con l'alto. Per l'appunto il lancio della lancia non toglie magia però. Quindi è quasi buono. Va bene, ragazzi. Io credo che per oggi possa essere tutto. Abbiamo ottenuto la chiave, ovvero il teschio del demone, per aprire la porta ad Atlantide. Quindi adesso in teoria dovremo tornare ad Atlantide, dove probabilmente ci avviciniamo anche verso la fine del gioco. Più che altro voglio vedere come ci arriviamo ad Atlantide, perché è un percorso da fare al contrario, che è un po' lunghetto. Ma vedremo tutto nelle prossime parti. Per il momento, per questo video è tutto. Noi ci vediamo prossimamente sempre su God of War, Ghost of Sparta. Qui da Landolf è tutto. Ciao a tutti.